partecipare. Se mi andrà bene qualche medaglietta un giorno, certo me la vorrei anche guadagnare. E adesso tutti i sacrifici ripagati, ma in primis della mia famiglia, che nonostante tutto, tutti dicevano che non ce l'avrei fatta a sopravvivere. Hanno mollato tutto, soprattutto mia mamma ha mollato tutto, mi ha riabilitato con tutto quello che aveva, con tutti gli strumenti che aveva, e ha fatto un miracolo, perché era praticamente impossibile riabilitarmi e ritrovarmi qua. Questa medaglia, non le dico proprio a loro, perché ha mollato praticamente tutto, anche lo sport, per dedicarsi a me. Lei era praticamente in nazionale e ha mollato tutto per abilitarmi. E oggi io lo dedico proprio a lei, perché ha fatto di tutto di più. Xenia, le tue lacrime sono bellissime, posso dirtelo, perché sono piene di amore, sono piene di affetto. E la dedica alla tua mamma, perché lo ricordiamo, pallanuotista della nazionale, che si è dedicata a te. Sì, anche grazie a mia nonna, che era una neurologa. Infatti, quando sono nata, è venuta dalla Russia a Palermo, e la prima cosa che ha detto è stata: se vuoi abilitare tua figlia, anche recuperare quel 1%, devi fare quello che gli altri non fanno. Hai fatto di tutto e di più. Questo è il messaggio bellissimo, mi fai piangere davvero, Xenia, perché ci fa capire quanto è importante avere le persone giuste a fianco, che credono di poter andare oltre, di farcela, e tu sei l'esempio. Grazie. Grazie, Xenia. Grazie. Quando si dice che le Paralimpiadi siano innanzitutto vita, ecco Stefano, una testimonianza fortissima, meravigliosa, commovente. Sono anche vita, sono vita le storie sportive a qualsiasi livello, anche dell'amatore che va a praticare l'attività che preferisce a livello di hobby per mantenersi in forma. È chiaro che quando sei al momento top, al culmine della carriera, quel traguardo nasconde tutta una serie di aspetti che non possono risolversi nella sfera privata. L'emozione che provano questi campioni nel momento in cui l'adrenalina crolla al traguardo, sia in virtù di un risultato negativo che positivo, in questo caso molto più che positivo, molto più spesso positivo, viene fuori tutto. Vita sì, vita personale, vita di sacrifici, vita anche di grandi risultati sportivi che sono di per sé un veicolo di messaggio. Se poi nascondono queste storie meravigliose, come fai a non farti coinvolgere? Adesso bisogna anche vedere l'effetto a cascata, l'effetto a domino sul panorama sportivo italiano, su tanti ragazzi che magari non hanno avuto nemmeno un decimo delle difficoltà di una Xenia Francesca Palazzo, ma che hanno anche solo il 30% della voglia di rimettersi in discussione che aveva lei. E quindi potrebbe non essere così impossibile avere subito sotto mano un gruppo nuovo di soggetti da avviare a una pratica sportiva di qualsiasi livello. Non c'è bisogno poi di rivederli a un'Olimpiade, l'importante è vedergli far sport. Sì, la speranza è proprio questa, che le Paralimpiadi siano un esempio per tanti, un incoraggiamento a praticare, a intraprendere una strada che può solo aiutare e fare del bene, quella dello sport. Aggancio.